primo pullman ibrido che entra in servizio ad Agrigento nella logica di sostenibilità ambientale, è il primo di una serie perché anche in questa direzione l'amministrazione comunale metterà del suo. Poiché in agenda urbana è previsto l'acquisto già, diciamo, sostanzialmente certificato di due pullman di ridotte dimensioni che abbiano anche alimentazione ibrida e che faranno diciamo, la navetta tra il centro cittadino e Piazza Ugo La Malfa, per intenderci la parte ex Saiseb, dove è stato finanziato un parcheggio di interscambio, i cui lavori contiamo di poterli mandare in onda entro febbraio del 2020, e tutto questo rientra in quella logica di fare in modo che sempre meno macchine giungano nel centro cittadino, specie quando ci sono iniziative di un certo tipo o in determinate fasce orarie, il sabato pomeriggio, determinati eventi in centro storico, in modo da in questo modo rispettare l'ambiente da un lato e nello stesso tempo rendere meno fastidiosa la vita al cittadino. Molto silenzioso, adesso siamo all'interno, l'autobus è in marcia, non sentiamo altro forse che l'aria condizionata. È importante per Agrigento, per quello che Agrigento rappresenta nel mondo, per la Valle dei Templi, per la sua importanza storico-monumentale. Un mezzo del genere non solo è per la città, ma per tutti coloro che vengono a visitarla. Ed è innegabile appunto l'abbattimento del CO2 e dei consumi relativi, anche rispetto al bus elettrico. Il bus elettrico dopo 3 anni ha la necessità di cambiare il pacco batterie, e anche questo è un problema legato all'ambiente. Lo smaltimento delle batterie oggi è ancora tanto in discussione. Un mezzo del genere invece non, a fine ciclo non consuma, non esaurisce le batterie, ma le ricarica costantemente. Quindi questo è anche importante proprio per il green, per quello che rappresenta l'ecosostenibilità e il rispetto dell'ambiente.